utopie. Quindi il grosso problema è appunto l'accettazione, che può andare dal girello alla cellulite a livello fisico o a altre cose. Io accetto di avere una madre come quella che ho, o un padre come quello che ho. Accetto questo. Il problema è legato, psicologicamente parlando, alla mia rappresentazione della realtà. Quindi, con la saggezza, con l'età e con lo studio, si capirà, capirete anche quelli più giovani, che è il padre che avete nella vostra testa, o la madre che avete nella vostra testa, o l'idea di uomo, di maschio, di femmina che avete nella vostra testa, che potete modificare. Non potete modificare un altro. Io non posso modificare lei. Nemmeno se ho una laurea, due specializzazioni, due perfezionamenti, un master, un dottorato di ricerca. No, io non posso fare niente. E se tento di fare qualcosa, come il condizionamento classico, come il film Arancia Meccanica, posso farlo, ma non dura nel tempo. E se insisto, lei impazzisce. E quindi non vale niente. Io in 40 minuti io le faccio venire la paura del bianco, come il piccolo Hans del buon... piccolo Albert, no, Hans era Freud. Piccolo Albert del buon Watson. Questa paura del bianco ti dura 6, 8, 12 ore, nemmeno un giorno intero. Poi va via, perché ovviamente ti ho condizionato. Se sei una persona resistente al condizionamento, non, nemmeno minuti. Se insisti nel condizionare forzosamente un altro, rimani il cervello in pappa. Una vita ci hanno provato i russi. Sì, ma non funziona. Il succo è: io non posso modificare un altro, quindi io non posso modificare il modello di padre che ho davanti, posso modificare il modello di padre che ho dentro. Ok? Quello che mi crea problemi non è il mio padre vivente o purtroppo defunto, ma il mio modello interno col quale io comunico o non comunico. Molti di noi, in carenza di amore, di affetto, e vedremo domani il discorso sulle emozioni, hanno questa pretesa. Perché io non ho una famiglia perfetta? Il papà di tutti i sogni, la madre che ho sempre desiderato, e anche già che ci siamo una geisha che mi fa ghiri, 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 ghiri. Perché no, scusami. E ci sono delle persone, noi ci sorridiamo, ma che si rovinano la vita. Poi la pospongono. Cioè lo spostano nel tempo e cercano l'uomo della vita, il principe azzurro sul cavallo bianco con la spada non imbrattata di sangue perché gli fa un po' schifo, cioè. Oppure la principessa sul pisello, o il nuovo modello di mamma, quello che volete. Questo Freud, tanto per cambiare, aveva ragione, ma nel senso del modello che viene a replicarsi nella nostra mente, ed è su questo che si può lavorare. Quindi io posso aiutare un altro a cambiare, se lui vuole. È bellissima la metafora del bravo psicoterapeuta, che è un tizio con una pertica lunga in mano, e in cinema c'ha una lanterna e mostra la strada all'altro. Questo è il massimo che si può fare. Ed è già tanto. Come? Nella teoria della comunicazione si parla anche di queste cose, per cui non posso non dirvele. Ovviamente cercherò di vestirle il massimo possibile su quello che è poi l'esigenza. La conoscenza comune, questo è necessario per creare un contesto, la cosiddetta comunanza. Conoscenza comune non vuol dire che dobbiamo sapere esattamente le stesse cose. Ma dobbiamo avere delle conoscenze comuni riguardo a quel dato argomento o situazione. Quindi conoscenza, non in senso in questo caso biblico, ma a livello di sapere. Questo può riguardare un hobby, può riguardare il lavoro e tutto il resto. Questo è un problema, per esempio, dei gruppi di lavoro. Bisogna trovare, ma non bisogna per modo di dire,
necesse est trovare un punto comune e che non sia teorico. Il punto comune in questo caso è una conoscenza di un dato processo di cui tu conosci la parte A, Francesco la parte B e Giuseppe la parte C. E ognuno fa il suo. Ma l'alleanza non è teorica. L'alleanza terapeutica non è data per scontata. Se lui viene da me, io non do per scontato che lui è alleato con me per curare lui. Ma moltissime persone ce l'hanno solo verbale, questa cosa. Ma senza quello non fai niente. Quindi la conoscenza va stabilita, ricercata e verificata. Se vuoi creare un gruppo per esempio di lavoro, un team che funzioni, devi in primis studiare, analizzare e se non c'è, si cerca di creare. Poi lei non deve diventare assistente sociale, lei non deve diventare avvocato, lei non deve diventare nutrizionista, no, ma si crea un'area che accomuni le diverse competenze. Prima delle competenze si trovano sono le famose aree, no? Quindi, abbiamo un'area comune che viene a delimitare un dato schema. Vedete, successivamente c'è una necessità di reciprocità chiamata in inglese frame. Frame vuol dire cornice. Allora, se c'è quest'area comune fra tutti questi tre componenti, mettiamo sono degli operatori, è necessario, per esempio, può essere necessario cambiarla, alimentarla, perché sono più gli aspetti specifici, queste aree sono più vaste di quelle centrali. Quindi questo fiore, quest'area centrale comune, il trifoglio sarebbe in realtà su un quadrifoglio, una margherita. Quindi è necessaria una spinta che si chiama centripeta per avvicinare ancora di più. Poi non c'è mai una sovrapposizione e ci sarà per esempio una componente che potrà essere più importante delle altre due. Mettiamo, se fate una società, un'associazione, un gruppo, per cui si parli, si diceva prima con lei, no? Di assistenza alle famiglie. Posso prendere il tuo esempio, no? Allora, assistenza alle famiglie. Al posto di fare il counseling per le famiglie che si separano, io ho suggerito, facciamo un counseling a tutti. Alle persone che si sposeranno, che si fidanzano, a quelli che vogliono andare a vivere insieme. Qualcosa che riguardi la conoscenza. Quindi ecco che ci può essere l'avvocato, l'assistente sociale, lo psicologo, eccetera. Allora, se noi vogliamo fare un discorso di conoscenza, possiamo dire che l'aspetto educazionale, psicologico in generale, può essere più importante. Quindi vi sarà una figura che non sarà centrale come importanza, ma che sarà più coinvolta e che dovrà quindi cedere alle altre figure parte delle proprie coscienze, conoscenze e responsabilità. E ci arriviamo fra un attimo. Queste sono le premesse di nuovo. Queste sono non le persone, ma le aree di intervento. Il ponte è fra le persone. Queste sono aree. Mettiamo che questa è l'area psicologica, questa è l'area giuridica e questa è l'area, mettiamo, nutrizionale. Faccio per dire. Allora, l'ambito, il nutrizionale non c'entra nulla con l'esempio della famiglia, cosa ci mettiamo alla famiglia? Mettiamoci. Facciamo così, vai. PGS, quindi sociale, psicologico e giuridico.
Si parla quindi di un discorso educazionale e di counseling a tutti, quindi non quelli che vanno in crisi per cercare di mettersi insieme. Sto esagerando, posso? Ok. Allora, le persone che vanno dal mediatore familiare ci vanno con un certo tipo di aspettativa. Il mediatore familiare ha un'idea di che cosa sia la mediazione. Lo psicoterapeuta della famiglia ha un'idea di cosa sia la terapia della famiglia o del gruppo. La persona, cioè l'utente che va dal mediatore familiare, ha quest'idea. Uno dei due. Ho vinto una bambolina. Mi sono salvato in tempo. Allora, il punto è proprio questo. Se si crea un centro che invece ha largo spettro, per cui seguendo anche le proprie indicazioni può avere il ginecologo, il pediatra o altre persone, altri consulenti che possono arrivare, ecco che bisogna creare, costruire uno spazio delle aree di intervento. Se il fulcro, mettiamo in questo caso, può essere psicologico in senso lato, educazione, bla bla bla, ecco che è necessario che il passaggio sulle altre aree avvenga non solo col consenso, ma con un passaggio comunicativo vero e proprio, in maniera da costruire, questo è il frame, una cornice entro la quale sia iscritto tutto il tipo di intervento che è necessario fare. La cornice non è il contenuto, cioè non c'è scritto fare questo, fare questo, fare questo. Questo riguarda un altro tipo di progettualità. Qui stiamo parlando della creazione di una modalità di comunicazione efficace. Questo come si fa? Leggendo, studiando, parlando, scrivendo. Lo ridico? Leggendo, studiando, parlando, scrivendo. Scrivere ha il senso di meditazione. Ha il senso di ripensamento, di studio. Okay? Scrivere è importantissimo, per esempio, in psicoterapia. Perché? Perché il codice linguistico è estremamente povero rispetto a quello che pensi e provi. Noi abbiamo un ricordo, la nostra memoria funziona a livello iconico, quindi noi abbiamo delle immagini che proiettano dentro noi delle sensazioni che sono difficilissime da tradurre con il codice linguistico, non riusciamo mai a spiegarla appieno. Il codice linguistico è estremamente povero. Quindi se io penso una cosa, poi mettiamo in psicoterapia, lo stesso Cervelli mi dice di scrivere, io intanto la fermo, fermo il pensiero, emozione, sensazione, ricordo. Il momento che lo traduco, ripenso. Quindi penso per la seconda volta, cerco di tradurre le cose in un linguaggio e scrivo, mentre scrivo tripenso, poi rileggo o da solo o davanti allo stesso, al mio psicoterapeuta. Quindi ecco che per certi meccanismi che si chiamano in psicologhese di fuga e di evitamento vengono contrati nella realtà da questo tipo di esercizio. Nella costruzione di un buon progetto comunicativo, queste quattro cose sono fondamentali. Quindi non solo il pensiero di Anna, ma Anna che partecipa a una data cosa, poi ne parla con gli altri, poi si mette lì, prima di parlare si studia il problema, vede qual è o quale può essere l'applicazione di un dato tipo di cultura, traslata in un'altra cultura, un'altra, e poi lo mette in comune. E poi si decide la cornice. Questo è fondamentale perché ti dice che cosa è possibile inserire all'interno di una situazione, di un progetto comunicativo. Perché sennò rischiate di parlare per dei mesi delle stesse cose e continuare a dire la logopedista conta di più, l'assistente sociale conta di più, la pedagogista conta di più, il medico uber alles, quella, continuate a bla 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 bla. E era quello che era un discorso delle isole, continuavo a dire, le isole vanno bene. Costruito il frame,
La comunicazione deve essere qua dentro. Non è qua, qua, qua. No, è qui. Basta. Cosa vuol dire? Il frame è quella cosa, mettiamo, che ho detto io, al posto di fare la meditazione familiare e basta, facciamo un'opera di maggiore coscienza e conoscenza per i singoli e per le coppie, conoscenza che può essere medica, psicologica, di teoria dei sistemi, quello che volete voi, poi rispondiamo ai consigli, rispondiamo ai quesiti, per cui c'è un quesito di tipo tecnico, giuridico, ed ecco che c'è l'avvocato. C'è un tipo di problema che riguarda invece il sociale, ecco che riguarda. C'è un problema più... C'è una situazione che, per esempio, a livello familiare richiede una guida o una modifica del sistema a livello anche nutrizionale e chiamiamo, proprio se insiste, anche nutrizionista. Ci mettiamo anche lei, va? Non importa di quanti componenti è formato il gruppo, non è assolutamente influente. La costruzione di una cornice è essenziale in maniera da utilizzare i linguaggi qua dentro. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se vado a prendere il caffè e voglio parlare di sport, parlo di sport. Ma il gruppo non è un'occasione per fare terapia. Come? È per stabilire... Esatto. La perspective taking, infatti, è un livello successivo. Cosa vuol dire? Riuscire a capire quale è il... Invece questo è importante, ve lo faccio vedere. Quale e quante possibilità ci sono perché vi sia... all'interno del tipo di linguaggio adoperato, un mutuo vantaggio o un interscambio. Nessuno è uguale a un altro, però vi possono essere delle possibilità di interazione, mettiamo, fra due o più soggetti in aree contigue. Cosa vuol dire interazione? Una mutua azione su un dato tipo di... Esatto, reciproco in questo senso, non a braccetto, no, ma proprio incontro. Integrazione. Esatto, in questo senso. È chiaro che questo presuppone un livello di comunicazione avanzato, ma questo è lo scopo, perché la produttività di un gruppo la si ha, abbiamo detto, quando c'è un linguaggio chiaro e un livello di comunicazione di questo tipo. Di nuovo, questo non vuol dire che nel gruppo siamo sempre tutti d'accordo, siamo anche tutti. No. Magari cerca anche di farlo di proposito, no? Che si inserisce in questa comunicazione. Se vi è un qualcosa di esterno, agisci, come ha detto lui, come un sistema immunitario. Cioè, prendi un macrofago e te lo risucchi. Allora, a parte le battute, bisogna stare attenti a cosa noi ci riferiamo. In questo momento stiamo parlando di gruppi organizzati e finalizzati. Io parlo di questo perché penso che sia per voi la cosa più anche interessante. Tutti voi in qualche modo mi hanno parlato di gruppi che vogliono creare o che hanno già creato e che sono anche multiforme. Ho detto che la varietà all'interno del gruppo è un pregio, non un difetto. Quello che in tutti i gruppi è carente però è questo tipo di fase, che non dura 6 mesi, dura 3 ore. 3 ore, non c'è bisogno di questa caspita, devi dire. Devi mettersi insieme, mi servono 5 persone. Benissimo, allora, guarda, studio a casa, domani ti porto queste cose, allora, secondo la letteratura bisogna fare questo, questo e questo. Io queste 3 cose non so fare, però queste altre 2 le so fare e comincerei con questo. Allora, gli ambiti, le cose, litighiamo un po'. Se ti capita una tizia come lei, se ne guai, perché già do 3 cose, e quindi dovrà scegliere cosa fare, ma ha già fatto così che l'avvocato lo vuole fare a lei, quindi ha già risolto. Il punto difficile è considerare questo, la cornice. E la cornice non può mutare da un momento all'altro, non ci devono essere eccezioni. Quindi mettiamo che
Io seguo l'esempio che mi ha detto un attimino lei. Mettiamo che Maria Grazia insieme a voi fa questo gruppo di lavoro, cooperativa, quello che vuoi. Se il gruppo di lavoro è per l'assistenza e una maggiore coscienza, informazione alle famiglie o ai singoli che sono interessati ai problemi della famiglia, il gruppo non fa terapia medica, terapia farmacologica, psicoterapia e va a smontare le statue rotte nelle città d'arte. No, parte con questo tipo di obiettivo che è già abbastanza corpulento. Quindi c'è, ripeto, un aspetto informativo, un aspetto formativo che può essere rivolto anche ad altri operatori. E poi anche coinvolgere. Esatto. Attenzione che l'aspetto formativo io consiglio di metterlo in fondo, cioè quando avete acquisito non solo conoscenze voi ma anche un po' di esperienza. E così via, fino ad arrivare al counseling vero e proprio. E il counseling, finché, come si diceva con Maria Grazia, non sarà disciplinato per legge, lo possono fare chiunque, cane e porci. Io ho visto manifesti con su counselor richiesta alla terza media, l'ho visto, quindi come no? L'ho visto. Comunque, qui ci sono due counselor giuridici. Il counselor giuridico è un avvocato che è iscritto all'albo, perché se non è iscritto all'ordine è un problema, che però non va in tribunale, all'americana dà i consigli, quindi non è nemmeno il praticante, dà consigli e dice guarda, secondo la legge, secondo il diritto penale, secondo il diritto civile, questo e quest'altro, quindi questi sono i tuoi ambiti, quindi è un tuo diritto chiedere questo, è un tuo diritto chiedere quest'altro, e può essere sul lavoro, può essere per il diritto di famiglia, può essere quello che vuoi. E faccio un esempio, Maria Grazia dice io faccio il counselor e tu eventualmente prendi il cliente e lo porti in tribunale, per dire, faccio per dire. Può esserci un counselor psicologo che dovrà imparare molto meglio di come sa ad operare strumenti di valutazione per fornire delle risposte adeguate. Ci può essere il discorso sociale o di un altro tipo. Uno si studia un aspetto importante e per esempio diritto, che non è soltanto il diritto penale o civile, i diritti della persona oppure le leggi locali oppure la disciplina regionale, provinciale, quello che volete. E creando il frame, ecco che piano piano si chiude un contenitore e alle persone vengono in mente gli argomenti. A questo punto si cominciano a ricreare non più le aree, ma a ricreare competenti. Ok. Quello che mi sono spiegato, mi fa piacere. Va bene? Un aspetto che vedete in diapositiva, si fa un po' di teoria e un po' di pratica, spero che questo, ma insomma vi vedo molto attenti nonostante l'ora, quindi mi sembra che questo palleggio funzioni. Ti ringrazio, dopo un po'. Vaslavic, nel suo libro Pragmatica della comunicazione umana, dice delle cose molto intelligenti, anche se un po' datate, i famosi assiomi della comunicazione. Non è tanto il termine più appropriato, ma non si può non comunicare, cioè non è possibile non emettere più correttamente. Quindi io emetto qualcosa, guarda, semplicemente esistendo, senza rendermene conto, mi muovo, ho una mimica facciale, anche se non parlo. Bene? Attenzione, emettere è una cosa, codificare è un'altra, l'ho già detto ieri. Lei sta con le braccia conserte, vai a sapere perché. Ok? Quindi io lo noto, lo posso notare, però mi ricorda un... ho fatto un'associazione sul tuo seno, ma non te la prende più di tanto. Però una paziente che a un certo punto aveva un atteggiamento particolare, ma giovane, giovane, ecco, tipo lei, ecco, quanti anni hai? Era un po' più grande, 26 anni, insomma, all'incirca. Che a un certo punto aveva un atteggiamento particolare, tanto da avere un'alterazione di una vertebra cervicale. Cioè stava così, perché? Perché aveva sviluppato una
tendenza a nascondere una quarta di seno, ma non un'ottava, E quindi non solo non stava così perché questo poteva evidenziare, ma aveva un atteggiamento corporale, proprio una, che non era solo una prossemica, era proprio un movimento del corpo che a 25-26 anni l'aveva ridotta a essere curva. Ok? Nascondendo, o pensando di nascondere così, quello che per lei era un'aberrazione. Ma vi torno a dire, non era una cosa mostruosa, assolutamente. Il linguaggio suo interno era di estrema e totale condanna e quindi di una vergogna, come? Di più, proprio non accettazione e di negazione. Esatto. E pensate allo sforzo che ho dovuto fare per mandarla poi da dal fisiatra e dall'ortopedico, perché chiaramente a 25 anni. A domani. Ciao. 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 Quindi noi emettiamo, non ce ne rendiamo conto, stiamo attenti a non fare come alcuni, anche i nostri colleghi fanno, che dicono la gestualità, la prossemica e tutto, capiamo, sì, si capisce tanto, ma non c'è mai uno e un solo canale. È come dire, prendo l'Heart Rate Variability, registro la nostra dita e dall'Heart Rate Variability ho capito tutto. No, né dall'MMPI né dall'Heart Rate Variability, ma tantomeno dall'osservazione se si mette un dito sull'orecchio o se lo mette da un'altra parte. Ok? Il bravo osservatore, soprattutto il clinico, è colui che osserva e tiene conto di tutto. Lo scrive. L'osservazione l'avete imparata a fare, no? E dopo, con calma, va e cerca di ricostruire anche in clinica un frame, una cornice. Questo è di fondamentale importanza. Quindi, ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto, uno di relazione. E il secondo classifica il primo e si chiama metacomunicazione. Vi è chiaro? A chi non è chiaro alzi la mano. Nessuno ha alzato la mano, quindi vado avanti. Facciamo un altro esempio, fresco di un paziente di vero tipo. Allora, parliamo non di gruppo, parliamo di coppia. Coppia. Il paziente mi diceva, io desideravo fare una famiglia, ma insomma un rapporto serio, e invece quest'altra persona non ne aveva voglia, insomma si capiva che sì, aveva avuto un altro brutto rapporto che l'aveva probabilmente traumatizzata, ma insomma non se la sentiva. E questo succede e si chiama rapporto sbilanciato. Rapporto sbilanciato può anche funzionare. Sbilanciato può essere per mille motivi, per esempio a livello culturale. Una persona può essere un iperlaureato e l'altro può essere un operaio, per esempio. Oppure sbilanciato a livello economico. Uno può essere milionario in euro e l'altro una persona normale, oppure sbilanciato per età. Lei o lui possono avere 20 anni, perché 3 anni non sono niente, ma 10-20 sono tanta roba. È sbilanciato per impegno, sbilanciato per desiderio, sbilanciato per altri motivi. Come si fa? Allora, intanto, se il rapporto è sbilanciato,
per uno di questi motivi immodificabile, perché se lei è milionaria in euro, mica vorrei che le bruci per essere una poveraccia come me, no? Giusto? Se io ho 20 anni più di lei, mica lei non può crescere, io purtroppo non posso ringiovanire. Quindi questi sono i fattori immodificabili. Se io ho 3 lauree, lei non ne ha, prima che prenda 3 lauree sta fresca. Allora l'unica cosa è la cosiddetta partenza con handicap. L'handicap sapete tutti che cos'è? Sì. L'Anna lo sa. Sì, la questione ippica che diceva l'altro giorno, quando un cavallo, sì, il peso messo il peso di un cavallo nel momento in cui corre troppo. Vince troppo. Ok? Quindi si mette un peso in più sul cavallo che vince troppo in maniera da renderlo più simile. L'importante è sapere questo. Cioè, tu sai che c'è un handicap, cioè c'hai un peso in più da portare avanti nel rapporto. È chiaro? Un livello di consapevolezza, di coscienza e conoscenza molto elevato. Io avrò un peso in più. Ora, passiamo dall'esempio di coppia a quello che diceva lui. Ecco l'importanza del frame. Perché tu devi, una volta che hai in qualche modo creato una cornice su quello che dovrebbe essere il tipo di intervento di un gruppo, la comunicazione tra i membri deve avvenire attraverso uno schema che verrà dopo di questo, che si chiama schema gerarchico. Gerarchico. No, ora sto parlando del gruppo. Nella coppia basta, è la stessa cosa, sai. È la stessa cosa. Non cambia un granché. La coppia che funziona è una coppia intercambiabile, non che tutte e due fanno le stesse cose. L'importante è che vi sia un passaggio di consegne. È chiaro che se uno sta sempre in casa e quell'altro sta sempre fuori, non può funzionare. Se uno sta sempre fuori, poi quando viene in casa deve anche stirare, è un problema. Ma se prende coscienza uno dei problemi dell'altro, della situazione dell'altro, le cose possono funzionare. Quindi l'importante è lo scambio e la concretezza dei ruoli. Quindi io sono il leader, poi mi fermo, passo il testimone a lei e lei diventa leader. Ok? Pensate alla metafora della, non so se avete, siete mai stati su una barca a vela. Sulla barca a vela lo skipper è uno, il comandante. C'è una bellissima maglietta in inglese, è scritto I'm sorry but wrong or right the captain is me. Tutto sbagliato, il comandante sono io. E se sono io, sono io. Basta, non si discute. Ma questo non vuol dire che c'è il leader nella coppia e il leader è il maschio e la moglie o la femmina fa la serva della gleba. No. No, si deve passare. No, non si può. Si deve. Si deve. E se no non funziona. Poi non importa che ci sia il 50 e 50, 50% del tempo te, il 50% io. Questa è una fesseria. L'importante è che per entrambi inizia un problema. Se no non funziona, se no ci si dimentica della coppia. Se no si fa finta che la coppia vada bene. Però questa è una buona metafora che spiega anche il gruppo. Può fare tutto quello che vuoi. Del ruolo di leader tra marito e moglie in una coppia può essere o compagno una coppia in genere, può essere spiegato come io mi occupo di bambini e quindi oppure trovare degli ambiti dove io ho più influenza nelle decisioni. Assolutamente sì. Tipo il marito magari ha più influenza nelle decisioni economiche, la donna No, gli ambiti vanno bene, le persone no. La situazione del cambio del ruolo, il momento in cui il partner assume una posizione di controllo, di accetto e mi affido a lei, esatto. C'è un'accettazione reciproca del cambio del ruolo. Allora, perché basarci sulla risorsa anche, no? Oggi abbiamo un po' di domani. La matematica.
attuare sia una visione più qualifica. Scusate se parlate tutti, non si capisce niente. Una alla volta. Allora, lui ha fatto intanto una domanda sui gruppi, io ho messo sulla famiglia o la coppia, che dir si voglia. Finendo sul discorso coppia, quello che io intendo, intendevo, era aree preminenti. Allora, non si tratta qui di lavare, stirare o badare ai figli o pulire il sedere ai bambini piccoli. Mettere il pannolino lo sa fare un maschio o una femmina, non è difficile. Pulire il sedere ai bambini non è difficile, si può fare. Io sono il pulisciculo ufficiale di tutto il branco di figlioli che c'è. E parto, vabbè, cioè, quando ci sono ovviamente. Poi io parlo bene, ma perché a me piacciono i bambini. È molto. Ne avrei fatto una squadra di calcio. Però il punto è che non tutti hanno questa, già questa spinta. Se non c'è questa spinta, ecco che uno può in qualche modo mediare una situazione, oppure ci può essere bisogno anche di un altro mediatore che spieghi che com'è importante oggi come oggi la figura paterna, oltre a quella materna, che questa interazione produce comunque dei frutti positivi, in primis per la coppia stessa, anche se i figlioli distruggono la vita di coppia perché ti rendono completamente esausto per chi ce l'ha. Tu ne hai due, no? Hai quattro babysitter o ti ne occupi te? No, sto io. Ok. Quindi, il discorso del leader vuol dire però, che... scusi, c'è questo scambio in casa, come sta facendo lei con mio marito, perché adesso... Ma no, tu, tuo marito l'hanno detto tutti che fa il tuo schiavo, quindi non mi devi, non mi devi raccontare balle in pubblico, perché le favole le raccontiamo quando mettiamo a letto i bambini. Comunque, una parte le battute. Lo scambio non è solo sul pratico, è sulle aree. Per esempio, tu sei una persona più ordinata, eccetera, e tieni in ordine tutte le fatture, queste cose, eccetera. Poi le paghiamo in due, cioè soldi io li pago io, cioè soldi te li paghi te. L'ideale è avere un conto in comune e due conti separati. Quindi c'è il conto mio di Carlo, c'è il conto tuo di, non mi ricordo come ti chiami, Anna, e Ada, Anna è lei, giusto? E poi abbiamo un conto in comune per le spese. Questo consente una riservatezza, un qualcosa, ma consente anche di avere una visione della nostra società, perché noi siamo una società per azioni, figli, case e compagnia cantante. Ora, questo per fare un esempio, ma ce ne possono essere altri. Non è il leader portare bambini a scuola. Portare bambini a scuola è un servo, sei servo loro. Chi ha bambini è servo dei figli. Non è questo il leader. Il leader vuol dire studiare le competenze, le simpatie e dividersi i ruoli, i compiti. A chi va alle riunioni di condominio? Chi ci va un po' l'uno, un po' l'altro, si vede, vede chi è più libero, no? Oppure anche chi esce una sera, c'è il compleanno della mia amica e il colloquio e la comunicazione servono a questo. Perché se tu dici a me, guarda che domani c'è, ma domani io c'ho ambulatorio, non posso, e vabbè, pazienza, io vado lo stesso. Se invece tu parli con me, me lo dici in anticipo, parli con la tua amica, e la comunità dice, guarda, oh, guarda, venerdì c'è ambulatorio, Carlo, io mi rompo le balle, se vuoi si fa il compleanno, ma si fa di sabato. Ed ecco che la comunicazione circolare, il feedback, è all'interno di che cosa? Di un frame, di una cornice che siamo io e te. Io e te è un contenuto, e tu sei dentro, e io sono dentro. Se ci siamo tutti e due, non abbiamo bisogno di autoconvincerci, perché la cornice è già pronta e mette noi al primo posto. Il resto poi dopo viene. L'amica, Pinco Pallino, eccetera. No, qui non parliamo di Giovanni o di Corna, parliamo di coppie, coppie con un entourage che è positivo e che si vuole conservare. Questo implica tempo, motivazione, energia. Tempo mentale di pensarci e tempo fisico di attuarlo, ma questo è un esempio. Chiaro? Sì? Beh. Il gruppo è più facile, non è più difficile. Il problema è, ora si vede dopo, è la creazione di quello che si diceva che è un, al di là, oltre le aree, i compiti di ciascuno, il ruolo. Ed è questa una delle cose difficili da fare in tutte le società. Allora, chi fa il presidente?
chi fa il segretario, chi fa il tesoriere, e si cercano i titoli per tutti in maniera che tutti abbiano un ruolo nelle società per azioni, nelle cooperative, nel Pinco Palleno, e in maniera che non ci sono più medaglie da dare. E a lui cosa gli si fa fare ora? Il consigliere. Ecco, benissimo, così ha un ruolo anche lui. Questo da una parte è tranquillizzante, da una parte però è non sufficiente assolutamente. Perché per costruire un gruppo comunicante è necessario stabilire dei ruoli ben precisi, che non sono scolpiti nel marmo, ovvero sono modificabili tramite reciproco accordo. Quindi non è che tu sei la presidentessa a vita. È un onore o un onore? Quale di più? Perfetto. Sei stata eletta? Si è proposta? Sì. O ti hanno proposto? Beh, leggermente diverso, no? Beh. Allora, all'interno di una situazione di questo tipo, una volta creato l'interesse per le azioni che il gruppo deve compiere, è necessario creare, non è un discorso di leadership, è un discorso proprio di ruolo. Per cui la persona che, se si costruisce un gruppo vivo, non un gruppo, cioè un raggruppamento di persone, l'unione degli ex bersaglieri, che sono lì tanto per passare il tempo. Quindi tutto è un discorso a monte, perché se il gruppo già esiste, ma solo di nome e de facto non c'è, è chiaro che vi sono interferenze esterne di chiunque arriva lì e si sente autorizzato a dire o a sparare più o meno. No, questo è il punto. Senza questo lavoro che ho cercato di spiegare, spero in maniera almeno decente. Quello che le spiegavo prima, il fine è comune, cioè abbiamo uno scopo che è comune. Non è assolutamente sufficiente. Questo non è, ci bisogna studiare. Una valenza inferiore rispetto a chi investe di più, quindi ha uno spazio, la posizione ha uno spazio più ampio. Va a finire che uno lavora per 5. E gli altri 5 non fanno niente. Non è così, bisogna lavorare e anche e soprattutto sul come, non solo sul fine, sui mezzi, il modo con il quale attuarlo. E bisogna fare in modo che i compiti siano espliciti. E bisognerebbe anche creare una situazione di premi, soltanto, ovvero gratificazioni, soltanto per chi raggiunge certi obiettivi. Tipo i punti della Coppa, ok? Della Coppa, è Conad, quello che vi pare. Molte aziende adesso lo fanno. Insomma, gli psicologi hanno scoperto dagli anni 20 del secolo scorso. E sanno, hanno scoperto le leggi del rinforzo e hanno visto che si apprende, si consolida l'apprendimento per premi, non con le punizioni. Quindi non importa dire guarda che se continui a fare così ti butto fuori dal gruppo, perché questo non serve assolutamente a niente. Semplicemente si fanno e si studiano al tavolino dei rinforzi positivi, dei piccoli premi che abbiano un significato all'interno della cornice dell'intervento in un dato gruppo, e chiaramente poi si possono anche studiare dei rimedi finali della serie. Chi non fa niente lo salutiamo. Però non c'è capito l'espulsione, con ignominia, non è molto di per sé significativa come situazione. È molto più utile trovare dei gradini intermedi nei quali segnare dei piccoli premi o punti o quello che volete voi. Quindi una volta partito, bisogna ricostruire, una volta partiti bisogna ricostruire quello che ho appena detto per rendere il gruppo efficace. E non è così banale, ecco, delle volte conviene cambiare gruppo.
lavorando per il mio, quella tua lacuna la devo andare a rimediare io con l'aiuto degli altri, perché tu sei venuto meno nella donazione. Ma questo non, cioè, capito? L'esempio che ti facevo prima era appunto quello della coppia. Siccome non li porti i tuoi bambini, li porterò io. Siccome non lo fai tu, lo faccio io. E così divento quello che si sacrifica per la famiglia, e finché dura fa ventura. Poi a un certo punto posso esplodere. E esplode tutta la famiglia. Sia nel ruolo maschile più raro che nel ruolo femminile molto più comune. Ed è proprio questo il punto che non va bene. Cioè... No, non solo, ma non bisogna permettere eccezioni. Cioè, le regole sono molto importanti. Ciao Dino, tanto fra mezz'ora andiamo anche noi. Ciao. Auguri, auguri Dino. Cos'è, il suo compleanno? Tanti auguri! Il sistema delle regole è molto importante. Non ci sono pensieri particolari, diciamo che come tutte le medaglie c'è il rovescio. Può essere stata proposta perché, che ne so, il suo fidanzato era il responsabile di zona. Può essere proposta perché hanno capito che è la schiava di turno e lavora per 10. Può essere stata proposta perché hanno visto in passato che ha delle qualità. Può essere stata proposta perché c'era solo lei, non c'era nessun altro. Quindi, capite? Diverso. Tutte insieme. Diverso se si autopropone perché ritiene di avere quel ruolo e non altri, no? Quindi è semplicemente una valutazione dell'evento, della situazione. Il punto essenziale però è nel gruppo che deve funzionare in un certo modo, oltre quello che ho detto finora, avere una regolamentazione abbastanza rigida, ovvero creare dei confini che non devono essere tu fai A, tu fai B, tu fai C ma non fai D, no, però devono essere specificati all'interno del ruolo delle possibilità di intervento, non solo io firmo l'assegno e tu no, oppure io firmo l'assegno e in assenza li firma il vice, non è questo. Visione comune, cioè dal progetto comune che si porta avanti. No, vengono costruiti in base alle modalità preferite e scelte per raggiungere i fini. Ed è questo che manca la maggior parte dei gruppi. Studiare le modalità. Se lui partecipa a un gruppo terapeutico, è chiaro che l'obiettivo è che guariscano le persone e non si facciano più. Le modalità dove sono? Mancano le diagnosi, i test li fanno a casa come insieme alla Gazzetta dello Sport, mancano strumenti di rilevazione, non fanno analisi del sangue, non si sa che terapia fare, non c'è nulla. Con quali metodiche l'educatore ex duce, cioè tira fuori il buono da una persona, con quale progettualità? In unione con chi? Lo psichiatra si vede, non si vede, lo psicologo forse c'è, forse no, lo psicoterapeuta non so nemmeno se c'è. Cosa hanno in mano loro, a parte la loro buona volontà che li fa essere qui, fra l'altro? Chi c'ha? Ma questo si può dire per un sacco di altre cose, io voglio fare... Forse abbiamo però la cosa più importante, abbiamo l'utente che è comunque in un posto... Senz'altro. In dubbio. Però su tutto il resto dovreste trovare un accordo, un canale di certo. Un accordo. E stabilire delle regole. Ma durerebbero molto meno fatica, ma ci starebbero molto meno tempo dentro la comunità. Ma scherzi. È una cosa proprio incredibilmente utile. Questo anche in altri tipi di gruppi. Se devono essere gruppi operativi, l'operazionalità
ovvero l'efficienza nell'operazione, va stabilita prima. Va stabilita prima, in anticipo. E tu puoi fare così, sto così. Perdonami? Dico non dopo, perché dopo. Non dopo, correggi, vai. È come si fa in Italia, no? Si chiude la stalla quando i buoi sono in cima alla collina. Due commenti sullo schema di Vaslavic. La natura della comunicazione dipende dalla punteggiatura delle sequenze, per esempio io sto in silenzio per cui io sto in silenzio, io invece brontolo perché tu stai in silenzio. Punteggiatura vuol dire i cambiamenti. Cosa vuol dire la natura in questo caso? Vuol dire la tipologia. Ecco il discorso che ci faceva prima con la sulla prossemia. Quindi io taccio. Posso tacere per 5.000 motivi. Non voglio riparlare, mi vergogno di parlare, parla troppo lui. Quindi la natura, il tipo di comunicazione è dato da tutta una serie di componenti che fanno parte del tipo, e si parla anche della comunicazione con se stessi, qui. È la stessa cosa. Mi rimprovero, non mi rimprovero, mi autorimprovero, mi prendo a schiaffe, oppure no, mi permetto tutto. Altra considerazione, attraverso un modulo numerico analogico. Numerico vuol dire digitale. Cosa vuol dire? Sì, no? Oppure, mi torna? L'informatico, ci sei? No. Dove sei? Sto facendo un po' di relax. T'ho beccato mentre dormivi, eh? Allora, spiega a loro cosa vuol dire analogico e che vuol dire digitale. Così ti svegli. Analogico è un segnale che modula le verbi, cioè nel senso che non è sempre o uno o zero, cioè non ha degli stati ben definiti, posso, può avere più stati nel tempo, mentre il digitale ha solo due stati, o uno o zero. Ok, acceso, spento. Digit vuol dire questo. Quindi on, off, 1, 0. Ok, senza andare sull'esadecimale o altri giochini del genere. Quindi digitale, numerico, vuol dire questo, vuol dire acceso, spento, a comunicazione accesa, a comunicazione spenta, comunicazione aggressiva oppure passiva, comunicazione propria o impropria. Analogico vuol dire invece che il tipo di comunicazione è modulata o modulabile. Quindi io posso sorridere, posso essere serio, posso, ok? Quindi sono qualità, modalità di comunicazione differenti. Ok? Quindi io ti ascolto o non ti ascolto. Oppure ti ascolto e posso sorridere, oppure essere serio, oppure accennare. Chiaro? Tutti gli scambi sono simmetrici o complementari. Attenzione, anche questo è importante. Nella comunicazione vi è uno scambio di informazione e la simmetria, in questo caso vuol dire proprio rispecchiare. No? Qui è successo in queste ore, in questa nostra conoscenza, moltissime volte che mi sono rispecchiato con voi, o voi mi avete rispecchiato. Questa è la comunicazione simmetrica, il fatto che uno assentisce oppure che interviene a proposito, come è sempre accaduto, è una comunicazione che può definirsi efficace, vostra nei miei confronti, probabilmente anche mia nei vostri, sono riuscito a forse su qualcosa essere chiaro. Ma ci può essere una comunicazione complementare, perché il punto essenziale è che in questo caso vi è, per esempio nell'esempio nostro, un ruolo che io rivesto di docente, per cui riesco a stimolare. E ovviamente in questa situazione io parlo, per esempio, molto più di voi, giusto? Quindi, io dico giusto, voi dite, sì, proprio vero, questa è una comunicazione complementare e mi chiude il cerchio della circolarità e mi completa e mi conferma o mi disconferma, ma anche se mi dicevate no, era una comunicazione complementare. Quindi vi è una simmetria. Se io parlo con lei, e se ci intendiamo, non parlo piano se no ti sveglio, va bene, va bene. Va bene, vedo che sorridete, quindi è chiaro.
Il modello di Vaclavic, di Paul Vaclavic, che ha avuto un allievo italiano che aveva già i soldi di suo e ce ne ha fatti degli altri, certo Nardone. Sì, ma non funziona. Non le terapie. Allora, prendiamo, tanto per cambiare, ad esempio quello che ha detto Rita. Io ho conosciuto Nardone perché si è specializzato anche lui a Siena, dopo di me, perché qualche anno, per anni, più giovane di me. Scusami? Allora, lui veniva alla scuola di specializzazione di Siena, in Pian dei Mantellini, della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena, con il Porsche Carrera. Io andavo dall'ospedale di Pisa a Siena con la Alfa Sud Super 1200 bianca a gas. A volte andavo col mio collega che lavorava a Calambrona, alla Stella Maris, nella sezione infantile, che aveva la 127 bianca a metano. Bene, quindi lui c'ha soldi di suo, la moglie ancora più ricca di lui e si può permettere. Io ci sono in vita verso i suoi soldi, non verso i suoi metodi. Non so se è ancora sposato, ai tempi lo è. Comunque, tornando a noi, la Rita ha detto una cosa importante. Ha detto, all'inizio funziona. Ok? Attenzione, se io sono la reincarnazione di nostro Signore Gesù, le impongo la mano sulla testa e la guarisco da un'infermità e lei reinizia a camminare essendo paraplegica, le ho fatto un miracolo o no? Ah, ecco, va bene. Le ho fatto il miracolo? Se lei comincia a camminare, cammina fino a mezzanotte e poi ritorna a essere paraplegica, l'ho fatto il miracolo? Dici no, all'inizio funzionava. Cos'è Biancaneve numero 2, la vendetta con la scarpetta che a mezzanotte finisce là? Allora, stiamo attenti. Intanto qui non si vuole né denigrare né giudicare nessuno. Però vi sono dei concetti fondamentali, soprattutto per chi lavora in ambito clinico. C'è il concetto di, in primis, miglioramento, che si divide in due importantissimi segmenti. Miglioramento sintomatico, miglioramento della qualità della vita, che non sono assolutamente la stessa cosa. Io posso lenire i tuoi sintomi e tu arrabbiarti come una bestia lo stesso, perché hai dolore di schiena, io ti do un farmaco, tu c'hai ancora minore dolore di schiena, ma siccome hai una conformazione di personalità particolare, ce l'hai col mondo, con Pinco Pallino, con tutto il resto, e quindi vivi male, stai meno male, ma ancora lo vivi male. Oppure posso fare un lavoro per un attimino far sì che questi spigoli siano arrotondati, accetti meglio la cosa, ti curi, hai più cura di te, eccetera. Per cui ecco la diversità, ok? E la qualità della vita ovviamente si innalza. Non sei guarita. Quindi abbiamo il miglioramento sintomatologico nella qualità della vita. Poi abbiamo la remissione dei sintomi. Quando i sintomi non ci sono più. La remissione dei sintomi coincide con la guarigione? Sì o no? Perché? No, no, lei dormiva. Chi ha detto no? Io. Avvocato, perché no? Perché il sintomo è la reazione esterna, quello che si può... Tu hai dolore di schiena, recidivante, ti senti piegata in due, non ti fa più male la schiena. Però non ho eliminato la causa. Sì. Tipo un nervo shock, sei curato con
sei curato sì, con basta. Cioè può passare il sintomo, ma la causa non va dipende dal la morfina stordisce il mal di testa. Dipende dall'entità. Dipende dall'entità, dal tipo di malattia, dal tipo di situazione. Vi sono, è chiaro che il sintomo febbre lo puoi elevare e non c'è più. Prendi una tonnellata di tachipirina, non ci sono problemi. Non ne prendi una tonnellata, se no casco in terra. Vabbè. Un dolore lo puoi lenire o lo puoi anche annullare, anche senza bisogno della morfina. Puoi arrivare a dei sintomi psichici e li puoi fare in modo che non diano più così fastidio. In questo modo comunque vi è un miglioramento e ci può essere un miglioramento anche della qualità della vita. Però in particolare se ne disturbi del comportamento e nella malattia mentale, la guarigione, così come in altre malattie, vi è quando vi è la scomparsa del problema. In particolare per i disturbi del comportamento, la guarigione c'è quando si è riusciti a ricreare uno schema mentale tale per cui quel tipo di problema non si presenterà più. Quindi la terapia è riuscita quando tu non presenti più quei sintomi e non hai o hai scarsissime probabilità di ripresentare quel dato problema. Quindi non ti deve passare l'attacco di panico, ma devi ricostruire un processo nuovo affinché il prodotto finale non sia l'ansietà, l'apprensione, il bisogno, eccetera, eccetera, ma sia qualcos'altro di più adattivo per te e di sano. Ed è questo il difficile. Ok? Non si può dire, soprattutto in psicopatologia, la cura è riuscita ma il paziente è morto. In chirurgia si può. E infatti, il chirurgo lo può dire, io ci ho provato, ma. Ok, non si può dire. Quindi questo è un altro particolare molto molto importante. Ho preso spunto ora da Vaclavic e dal suo allievo italiano. La distinzione che viene fatta tra comportamento e comunicazione è in parte utile, in parte risibile. Perché? Perché è implicito nel concetto di comunicazione quello di comportamento. Come? Perché è un'azione. Il comportamento, che sia motorio, verbale, gestuale, mimico, facciale, quello che vuoi, è sempre comportamento. Abbiamo già detto del tipo di comportamento che esprimiamo al telefonino. Al telefonino non comunichiamo. Vi ricordate, ieri abbiamo detto del giornalista e delle notizie? No. Oggi. Perfetto, andiamo bene. È l'ora di andare a casa, eh? Sì. Siamo a chi? Ma devo rispondere ad alcune mail. Devo decidere sulla copertina del libro. Ora ve lo faccio vedere a tutti, vediamo cosa mi consigliate. Tornando a noi, ecco, quello dicevo del commento giornalistico o del commento della storia. La comunicazione implica un coinvolgimento lieve, elevato o molto elevato del comportamento della persona. Quindi non si identifica il comportamento con la comunicazione, ma la comunicazione è sempre un comportamento, a meno che non sia una comunicazione interna, un colloquio interno con me, allora non vi sono, ma si parla di comportamento lo stesso, interno, o in inglese covert behavior, cioè coperto, che non si vede ma che c'è ancora. Come? Una comunicazione implica un comportamento. Io se ti tocco sì, comunico. Non capivo il discorso, a meno che non sia un interno, un colloquio con me stesso, sì. Ma si può parlare anche in questo caso di comportamento interno. Gli inglesi lo chiamano covert, cioè coperto, chiuso, invisibile behavior, rispetto a open behavior.
Perdonami, è colpa della mia pessima pronuncia inglese. Va bene, dividiamoci la colpa a metà e non se ne parli più. Era quello che vi dicevo questa mattina, e non ieri, tra informazione e comunicazione. Lo vedete espresso in maniera un po' più chiara dagli autori del testo. Lo scambio nel quale A intende in maniera consapevole rendere B consapevole di qualcosa di cui non era prima consapevole, facendo ricorso a un sistema di significazione e di segnalazione condiviso dai due partecipanti. Perché i gruppi non funzionano? Perché non vi è un sistema di significazione e di segnalazione condiviso fra i due partecipanti. Capito? Bisogna esprimere un significato e i segnali, cioè la modalità, non il fine ultimo, la modalità, il progress, come direbbero gli inglesi, va specificata. L'informazione invece è una trasmissione più o meno volontaria di A di un segnale che è percepito in maniera autonoma da B, indipendentemente dall'intenzione di A e senza la partecipazione di quest'ultimo. Quindi io faccio il giornale e... questo è un po' complicato, facciamo invece... Si legge? Abbiamo quasi finito, eh? Anche perché fra un po' comincerò a vedere la Madonna, i Santi. Allora, questo è interessante perché il principio di cooperazione, che ha molto a che fare con la cooperative, arci o non arci, non è quasi mai preso in considerazione nella creazione dei gruppi. Quantità, dai un contributo che soddisfi la richiesta di informazioni in modo adeguato agli scopi della conversazione. Non fornire un contributo più informativo del necessario. Volete scriverlo tipo la Bibbia? Tanto ve le lascio le diapositive. Sarò breve, ma che stai breve? Ma non dire niente. È pleonastico, devi essere breve, non puoi rompere le balle. Riunioni? Si stabilisce un'ora, non si fanno le riunioni fiume. Sì, fiume, non si fanno. Si inizia alle 3, alle 4 e 45 si va via. Chi c'è, c'è. Come quello della barzelletta. Molto femminista, ma carinissima. Lei la guarda e l'aspetta. Infatti l'aspetta, cioè, qual è la barzelletta? Allora, io non sono bravo come Berlusconi a dire barzellette, però ve la butto lì lo stesso. A proposito di rapporti, sì, ne farete a meno per questa volta. Di rapporti sperequati c'è il tipo ricchissimo e snob che trova la tipa bellissima e dopo un po' che stanno insieme dice beh possiamo anche convolare a nozze, mettiamo che il tipo ricchissimo sia anche un po' limanese, limilanese e con la lifka e dice sai cava e anche con la Eve Mossa per renderlo più simpatico ritengo che prima di convolare a nozze ci sia da formare un formulare, una specie di accordo perché vorrei conservare i miei impegni e comincio a declinare gli impegni e c'ho la partita a cricket e poi vado a giocare a golf e poi c'è il poker con gli amici eccetera, però ritengo che oggi come oggi ci sia una parità di diritti per cui dopo aver detto tutte queste cose penso che anche tu possa esprimermi quelli che sono i tuoi desiderata e lei lo interrompe dicendo guarda caro io ho solo una condizione, una? Io te ne ho dette 12, no guarda io ce n'ho una sola, alle 9:30 in casa si tromba, chi c'è c'è. Era livornese, per cui ha usato questo gergale un pochino spinto. O se volete si fa l'amore, si copula, eccetera. È molto carina come situazione, un pochino riscuote, vista l'ora, anche un po' le anime. Alle tot ora ci si alza e si va via.
Non la riunione comincia alle 3, alle 3 e un quarto si comincia a avvicinare, alle 3 e mezzo forse si comincia, ma non sono ancora arrivati tutti, quindi alle 4 meno un quarto si scalpita. Cominciate a fare meno i terroni, per piacere. Non dovete diventare tutti svizzeri. Però la riunione comincia alle 4, alle 4 meno un minuto. Chi c'è? E alle 4 inizia. Non c'è bisogno di dire a che ora vieni, guarda chi c'è. Chi c'è, c'è. E si dice la riunione finirà improrogabilmente dopo un'ora e 45. Perché quando si è parlato un paio d'ore, basta, che caspita devi dire? Sono completamente d'accordo con il presidente. Ora, la quantità di informazioni che devi fornire deve essere specifica. Ricordate cosa abbiamo detto prima. Se questo lavoro viene fatto, viene creato un'unione di intenti, viene amplificato per renderlo produttivo. Si crea questo. Bisogna lavorare su questo campo. Non si parla dei grandi sistemi, dei problemi esistenziali del popolo, dei cori antirazziali di Milano l'avranno detto, no, ma chi se ne frega? Dobbiamo stabilire questo. Pensate se lo facessero in Parlamento un lavoro di questo genere. Ci sarebbe bisogno di 1000 parlamentari, ne basterebbero 25. Vabbè. Ma queste cose sono note da decenni, mica me le sono studiate stanotte. Io le ho studiate e non sono un teorico della comunicazione. Io sono un povero senza cervelli e un docente universitario che sa quattro cose ma ne ignora 4 milioni. Le usassero per decidere in questo cavolo di paese. Ma intanto proviamo a partire dal basso. Qualità, cerca di fornire un contributo vero, in particolare non dire ciò che credi falso, non dire ciò per cui non hai prove adeguate. Quindi il 99% delle persone deve stare zitto. Perché uno è ignorante, non ha studiato il problema, non sa un accidente, non si è aggiornato, quello che dice gli esce da un'altra parte e non dalla bocca e non è utile per il fine ultimo. Ecco perché ho detto le quattro cose e al secondo posto ci ho messo preparatevi e studiate. Perché nessuno è nato imparato e il mondo non è nato ieri. Qualsiasi attività vogliamo intraprendere, sai in quante l'hanno fatta e bene prima di noi. Ora mi è venuta l'idea di creare l'assistenza alle famiglie, sì, originalissima, no, per dire. Relazione, sì, pertinente. Io comincio a parlare con Rita e gli dico, c'era una volta Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden. Esatto. Vi torna? Quanti esempi di questo tipo conoscete? Quante persone si ripetono e continuano a dire le stesse cose? Per Bacco. Pensa a me che pensavo, no, ve l'ho detto ieri, mi ce l'ho detto stamattina. Pensa come sono ricoglionito. Tanto per parlare male del professore. Modo. Perspicuo. Evita espressioni oscure, evita le ambiguità, sii breve, sii ordinato nell'esposizione. Fatto questo abbiamo risolto quasi il 99,9% dei problemi nel gruppo. Fai questo, questa è la Bibbia dei gruppi. La perspicacia, cosa vuol dire? Cosa vai a raccontare che il nostro Signore può darsi che sia morto da una crisi di sonno? Non c'entra nulla, è una cosa oscura. Non... Se devi parlare per esprimere un dubbio, stai zitta. Vai a casa, ti prepari, poi esprimi eventualmente una domanda. Non dici in un gruppo, ma non so mica se facciamo bene a fare così o a fare cosà. No, perché destabilizzi. Se siamo 5 persone in uno stesso gruppo, lei è il presidente, tu hai un certo tipo di ruolo, è inutile che in pubblico dici ma non so mica se facciamo bene, perché questo non è produttivo al gruppo, anzi mette in crisi il ruolo di leader, perché le dici indirettamente ma non hai fatto bene il tuo mestiere, dovevi salvaguardarlo te. Quindi la perspicacia vuol dire intelligenza applicata. Ti è venuto fuori un dubbio? Com'è? Mica il mondo si spera finisca stasera, te lo porti a casa, te lo scrivi, ti documenti,
specialmente te che sei ricca, di, che lo fai già, a quanto ho capito, poi chiappi in privato il presidente e gli dici: ascolta una cosa, guarda, mi sono andato a documentare. Questo è utile ed è all'interno del famoso e benedetto frame, cioè della cornice di ottimizzazione del lavoro, in cui la comunicazione è realmente tale. Ecco che la comunicazione diventa diadica, come dicevamo prima, interattiva, con lo stesso tipo di ruolo, perché e alla riunione dopo ecco che abbiamo messo un tassello e siamo produttivi. E il ruolo qui diventa fondamentale. Poi ci vuole sempre un rappresentante, però, a parte che ci può essere una rotazione di ruoli, come nella coppia, però questo... Chi forma il ruolo? Cioè, la formazione non organizza. No, no, non sto dicendo questo. Vai, Maria Grazia. Dire, devi essere questo, perspicace. No, te lo devi dire a te stesso. Questo è un linguaggio che... Ma stessa, ma non posso lavorare su Angela. Ma questo è il dialogo che tutti dovrebbero avere in testa. Tutti devono ragionare con se stessi. Quindi, se loro, se dico scena, ma qualcuno lo fa, li cacci fuori. Pedazzo, deve essere fatto. Ma se un gruppo è per questo, deve essere fatto. E come lo è? Cioè, io questo devo dire. Allora, quando non parliamo, noi siamo qui. Allora, calma, calma, calma. Allora, abbiamo detto che vi sono delle fasi. Se le fasi vengono seguite, la cosa funziona. O ha molte probabilità che la cosa che funzioni. Allora, il lavoro di preparazione avviene nella costruzione del gruppo. Poi ci possono essere problemi nell'accettazione di altre persone all'interno del gruppo, quello che vuoi. Ma bisogna anche qui definire il gruppo. Allora, una cosa è il gruppo di lavoro dei tossicodipendenti, una cosa è il gruppo di una cooperativa o di un'associazione, o di una società o di una Ollus, se quello che ti pare. I gruppi in un paese chiamato Italia come il nostro vengono definiti in un solo modo, mafiosi. Ovvero, io sono qua, comando e voglio comandare, punto. Non voglio fare niente, voglio metterti in tasca i quattrini. Per cui normalmente c'è lo scambio dei ruoli, tu fai il tesoriere, io faccio il presidente. La volta prossima io faccio il tesoriere, io faccio il presidente, tu fai il segretario. Poi tu fai invece il non so che, allora ti scambi con lei e comandiamo sempre noi. Come se ci fosse, capito, una... poi appunto c'è Colaninno che ce la fa a far affondare l'Italia e prendersi 20 milioni di liquidazione in euro. Ma lasciamo stare. Qui, siccome si parte dal basso e lo stress o la gestione delle situazioni dal basso, allora, dal basso che si fa? Si costruisce o si deve sforzare, ci si deve sforzare di costruire un gruppo che funzionale, ok? Quindi un gruppo non può funzionare, un gruppo di tutto il paese, ok? La res pubblica, o meglio ancora, andando ancora indietro, la democrazia greca, ateniese in particolare, non poteva funzionare. Sapete come funzionava, no? Che tutto il popolo andava nell'agorà e rappresentava se stesso e decideva per alzata di mano, ma poi c'erano sempre i capetti che dicevano, e c'erano i leader, perché naturale. Quindi che dica Grillo, con tutta la mia simpatia, è difficile attuare via web o non web una democrazia di questo tipo, concesso che quella che c'è ora è veramente pietosa, per non dire altre cose. Riavvolgiamo il nastro. Il problema è la costruzione. C'è un gruppo da costruire, bisogna stare attenti a come lo si costruisce, mettere le persone con una certa competenza, non mettere le persone per pietismo o altre cose, e poi decidere i ruoli, ma ognuno nel proprio lavoro deve comportarsi così. Lei è brava nell'esporre le cose in pubblico, parla lei. È anche bellina, c'ha il cappellino, si mette lì, si mette un bel tagliere e fa la rappresentante. Questo non vuol dire che parla sempre solo lei, parla anche la Ada, no? Di un gruppo che non sta per nascere, ma noi ci ritroviamo invece lavorativamente parlando nella realtà, no? In lavoro, c'è un'altra che già sono comunque pronti, sono già i fermi, io parlo di medici, infermieri e il team che lavora comunque per team, e tu ti trovi ad entrare in un gruppo in questa maniera. Funziona il team? Non funziona.
allora non è il lavoro di Tim. Non funziona. Ti prendi queste cose, te le scrivi, le metti sul computer e le dai all'inter. Di più non puoi fare. Possiamo dirne ancora di cose, ma questo secondo me è il... Ci sono alcune componenti interessanti, ma forse che fuori strada, se no le riprendiamo domani sul discorso delle emozioni, perché parlando di stress è chiaro che dobbiamo parlare di emozione. E quindi la capacità di mostrare, non mostrare, gestire e modulare noi stessi all'interno di un campo emozionale, perché se ci leviamo le emozioni la vita non ha alcun significato. Per esempio un aspetto riguarda la capacità di essere spiritosi, ironici, di fare battute o di essere più o meno contestualizzate. Queste sono già a livelli di abilità di comunicazione elevate. Chi ha fatto come prima l'assessore corsi di comunicazione perché lavora in banca, probabilmente è un dirigente di banca, le ha fatte. Su alcuni hanno una buona resa, su quelli come Capezzone, tanto per citare qualcuno, non hanno, ne può fare 50.000 di corsi di comunicazione, secondo me resta penoso. Ma, scusate, ogni tanto mi scappa qualche nome, cognome, indirizzo, nome di telefono, ma il punto rimane lo stesso. La gestione della comunicazione verbale e gestuale può essere amplificata, migliorata, semplicemente dal gruppo che fortifica, rinforza, anche gratifica una data modalità di comportamento o di gestione. Per cui, oh bravo, benissimo. Cioè, non è necessario essere dei robot caricati a molla e quindi avere la tonalità giusta, la cosa giusta. Si possono dire anche cose un pochino sopra o sotto le righe. L'importante è capire o riuscire a capire in tempi brevi il contesto, la situazione, e io ho cercato, ad esempio, in queste ore di essere brave, lo sono stato davvero. Avete dato la riprova che lo sono stato davvero. Grazie. Capito? Cioè, sono spiegato. Questo è un punto importantissimo. E non ho fatto scuola di comunicazione, ne so molto poco, sono un enorme ignorante, credetemi. Però un pochino ho cercato di mettere in pratica qualcosa, quel poco che so, per cercare appunto di arrivare allo scopo che mi era stato previsto e che non era così chiaro quando la dottoressa, la tipa lì, mi ha rotto le scatole in quel di Parma, scrivendomi un'email lunga così. Comunque, il discorso... Dimmi, Ada, dimmi. Non è semplice, no? Riuscire a essere efficace e stare anche tanto tempo a mantenere alta la tensione. Penso che oltre ad avere, diciamo, delle tecniche, così, certe volte è anche, diciamo, c'è anche una predisposizione, anche nel catalizzare, certo, la tensione. Certo. Sì, ma io sai, sono un uomo visto da palcoscenico e sono un buffone di natura. Dopo vi faccio vedere le foto. Secondo me anche la comunicazione deve rispondere a quella, cioè deve avere quella empatia che abbiamo visto prima nel conoscimento tra parenti e amici. Non so se l'ho salvata. Non le faccio vedere. Perdonami che sono stato disattento all'ultima cosa che hai detto, ma dimmi. La stessa
lo stesso equilibrio che ci deve essere tra il battito cardiaco e il respiro dovrebbe guidare anche la nostra comunicazione, cioè anche i silenzi, le pause, la risata che smorza la tensione sono importanti, dovrebbero essere equilibrati con le parole calibrate in questo senso. Quello che ha detto è vero, però come dico spesso, sì, ero ricoverato in quel momento. Ma per i bambini? No. A Viareggio siamo tutti pazzi, per cui nelle scuole per l'infanzia sono i genitori che fanno la recita per i bambini. Qui io ero l'anno scorso il cigno magico, l'anno prima ero Marlin, il papà di Nemo. No, qui sono il cigno, cioè il becco. Buonasera. Ciao, arrivederci. Non posso, ti piace? Siamo troppo grande. Bellino. No. Mattina alle 9, non vi voglio cacciare, chiudiamo anche uno streaming in modo tale da, se vogliamo andare a fare il caffè va bene uguale. E ci vediamo domani mattina alle 9, domani mattina finiremo intorno alle 12:30 perché il professore ha l'aereo, quindi non possiamo farlo rimanere in studiante, noi lo vogliamo tutti fortemente. Poi vediamo di fare anche una bellissima foto di gruppo e quindi grazie a tutti, ci vediamo domani. Va bene, grazie.